e ben ritornato sul mio canale. Continuiamo con la rubrica dove vi parlo dei miei batteristi preferiti. Oggi è la volta di Bobby Rondinelli. Bobby Rondinelli nasce nel 27 luglio del 1955. È un batterista che praticamente ha suonato con tutti. Ha suonato con i Rainbow. Con i Rainbow è stato per un lungo periodo. Mi sembra proprio che ha sostituito Cozy Powell. Tra l'altro penso che sia un fan di Cozy Powell, che alcune cose nei film che fa assomigliano molto al repertorio di Cozy Powell. Poi ha suonato nei Blue Oyster Cult, nei Black Sabbath, Doro Pesce, disco fantastico. Adesso suona con Axel Rudi Pell, ha suonato con i Riot, ha fatto un disco con i Riot. È un batterista, per quanto riguarda le caratteristiche peculiari, lui usa spesso i power fill alla Bozzio, cioè praticamente alternando rullante, piatti con la cassa sotto. Perché ne so, un 4-4, 8-8, oppure 2-2, 4-4. Ne utilizza in diverse modalità, utilizza questo tipo di fill. E lo fa con una naturalezza impressionante, cioè lo vedi impassibile mentre suona sui piatti, incrociando le mani, fantastico, quando fa quei fill ti gasa in una maniera incredibile. Poi da figlio degli anni 70 utilizza molto il repertorio anni 70, quei fill che usa anche Mats Holm oppure Cozy Powell, cioè quei fill del tipo. Questo tipo di feel molto briosi, molto frizzanti, che danno al pezzo vitalità, energia, lanciano i cori. Lui ha un groove solidissimo, un groove veramente solidissimo, e i feel sono sempre belli, puntuali, ti esaltano i ritornelli. La grandezza di questi batteristi è l'enorme. Ascoltavano veramente la musica, cioè tu lo senti quando suonano un brano che lo vivono quel brano, te lo fanno, ti portano pian piano a far sì che il ritornello esploda, il passaggio del ritornello e la parte cantata, cioè esaltano ogni parte del pezzo, questa è la grandezza. Io solitamente vi posso allegare un assolo, ma la bellezza di questi. Tra l'altro, i soli di Rondinelli sono bellissimi, almeno per me. Ma la bellezza di questi batteristi è sentirli nei pezzi. Secondo me, il disco dove non voglio dire ha dato di più, però veramente mi piace molto, è il disco che ha fatto con Doro Pesce. Fantastico. Majesty Majeure, se non sbaglio, un titolo abbastanza complicato. Io anche lui l'adoro, c'è cioè un batterista solidissimo, dal groove solido, feel belli, briosi, ha tutte le caratteristiche che piacciono a me. Per quanto riguarda la strumentazione, lui nei Rainbow utilizzava una Yamaha con misure molto grandi, con la doppia cassa, sostituiva Cozy Powell, quindi più o meno le batterie erano simili, cioè con due casse, tre tom, se non sbaglio, due tom centrali e due timpani. Poi ho usato Ludwig per tanto tempo. Adesso sta usando le Canopus con un set molto più minimal, con Axel Rudi Pell. Quindi tom davanti 14x10, timpani al lato 16x16, 18x16. Cassa 24x14 o 26x14. I piatti usa da tantissimo tempo i Paiste, classico rockettaro, batterista rock, anche se poi in realtà per me è un batterista metal. È un batterista metal. Che tipologia di Paiste? Diversi tipi. Una volta lo sentii
in un'intervista che diceva che a lui piaceva usare anche i traditional della paista, che sono notoriamente dei piatti per il jazz, però a lui piacevano molto. Poi logicamente ha usato i 2002, i Signature, però mi colpì molto questa intervista dove lui diceva, logicamente, cioè i piatti non è che per forza devono essere utilizzati per un genere anziché per un altro. Difatti lui utilizzava i traditional, che sono molto pastosi come piatti. Io li ho avuti, sono veramente belli, però là per là fai difficoltà a sentirli nel rock, ma poi quando li senti registrati dici, ah, bello, veramente bello. E niente, grandissimo Bobby Rondinelli, grandissimo. Vi consiglio di acquistare il suo libro, L'enciclopedia della doppia cassa, in sostanza. È molto bello, riporta praticamente le varie vari tipi di doppia cassa, poi quando il doppio pedale ha sostituito la doppia cassa. Poi ci sono diversi che ha scritto lui. È interessante, un libro veramente interessante. Ragazzi, questi sono batteristi eterni, fanno il lavoro del batterista. Non, oddio, Robby Rondinelli è un po' anche circense, però nei solo, quando suona i pezzi, è un carro armato, un vero carro armato, cioè groove solido, potentissimo, feel bellissimo, l'ho detto già prima. Ok, con questo ho finito. Vi saluto e vi rimando al prossimo video. Grazie.